Buongiorno a tutti, ringrazio ISPRA e i partner del progetto per questo invito. Io mi presento, sono Federico Benvenuti, lavoro nell'unità LIFE del Ministero dell'Ambiente, quindi con la dottoressa Pulicati e la dottoressa Betti che diciamo, ha il ruolo di punto di contatto nazionale. In questa giornata vorrei parlarvi dell'attuazione del programma LIFE in Italia con alcuni dati, delle attività che svolgiamo come punto di contatto nazionale, un focus sul nuovo strumento del Ministero dell'Ambiente per facilitare la diffusione della conoscenza di buone pratiche per l'ambiente e il clima, con un focus su quale potrebbe essere il ruolo per il tema delle specie aliene invasive, le novità, le grosse novità del nuovo programma di lavoro pluriennale LIFE e soprattutto dell'approccio a due fasi, il nuovo metodo per la presentazione di domande per progetti tradizionali nell'ambito del sottoprogramma ambiente. Finirò con un focus su quelli che sono i temi di progetti di vostro interesse sulle specie aliene invasive. Allora, l'Italia, come sapete, insieme alla Spagna, come molto probabilmente sapete, è uno dei maggiori beneficiari del programma LIFE. Fin dal lancio del programma sono stati finanziati circa 828 progetti, inclusi due progetti integrati. L'investimento totale è, diciamo, ingente, circa 1,2 miliardi di euro. I progetti integrati che sono stati finanziati in Italia sono LIFE Gestire 2020, che riguarda appunto l'attuazione di una strategia integrata per la gestione di Natura 2000 nella regione Lombardia, e PREPER, coordinato dalla regione Emilia-Romagna per le politiche per la qualità dell'aria. È un progetto transnazionale con la Slovenia. Alcuni dati, come vi dicevo, sull'attuazione di LIFE in Italia. Per il periodo complessivo 2007-2016 le regioni, diciamo, che si sono aggiudicate più LIFE sono Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia. E per il periodo 2007-2013 la distribuzione per priorità settoriali vede progetti su natura e biodiversità tra i primi posti, con 75 progetti finanziati, a seguire il settore rifiuti con 59. Spostandosi sul nuovo periodo di programmazione, la distribuzione regionale dei progetti finanziati in Italia è sostanzialmente la stessa. Come vedete, le tre regioni prima nominate sono ancora nei primi posti. Molti meno progetti implementati e quindi finanziati nel sud Italia. Cambia invece la distribuzione per settore prioritario. In questo caso la maggior parte dei progetti finanziati, il 50%, ricadono nel settore prioritario ambiente e uso efficiente delle risorse. Comunque sono sempre tanti progetti nell'ambito di natura e biodiversità, il 20%. Veniamo alle attività che svolgiamo. Questi sono i riferimenti del nostro sito, che potete trovare nel portale web del Ministero dell'Ambiente. Come vedete, oltre ovviamente alla sezione dedicata al nuovo programma LIFE, continuiamo a tenere attiva e ad aggiornare la sezione 713, in quanto l'Italia, il punto di contatto nazionale italiano, svolge diverse attività che non fanno riferimento solo all'assistenza ai proponenti quando devono preparare e presentare una proposta, ma il nostro obiettivo è anche quello di supportare i progetti in corso per rafforzare le loro attività di divulgazione. Questo è il sito, quindi, come vi dicevo, varie le attività che facciamo, ovviamente per incrementare ulteriormente il numero di candidati e sperabilmente di progetti finanziati, per diciamo, far conoscere quali sono le caratteristiche di LIFE e le modalità di partecipazione al programma. A tal proposito vi comunico che il prossimo 8 maggio a Roma, presso la Sapienza, si terrà un Info Day nazionale con un approfondimento delle importanti novità del nuovo programma di lavoro e della Call 2018. Alla presenza dell'agenzia EASME e del team esterno di monitoraggio NIMO.
Facciamo molte attività che riguardano anche la complementarietà tra fondi richiesta dal stesso regolamento LIFE, e in particolare complementarietà con Horizon, quindi fondi o programmi europei per l'ambiente e il clima, ma anche con le politiche per lo sviluppo rurale. Attualmente siamo partner di un progetto nell'ambito della rete rurale nazionale che prevede la pubblicazione di un catalogo di buone pratiche LIFE di interesse per lo sviluppo rurale. Molti sono anche quelle che ovviamente hanno attinenza con il settore natura e biodiversità. E poi, come vi dicevo, nell'ambito delle nostre attività del punto di contatto nazionale, che è incardinato nella divisione della direzione generale del Ministero dell'Ambiente, che ad ampio raggio si occupa di fondi comunitari, abbiamo deciso di realizzare la piattaforma delle conoscenze. Perché? Perché in Italia molti progetti sono stati finanziati in Italia dall'Unione Europea, che hanno, diciamo, dimostrato una serie di metodologie, approcci, tecniche validi per l'ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici. E lo strumento è stato proprio progettato dal punto di contatto nazionale come strumento innovativo per collezionare e quindi condividere le informazioni anche tecniche sulle best practice implementate o sviluppate nell'ambito dei progetti europei. Cos'è sostanzialmente la piattaforma delle conoscenze? È un sito web dinamico che è collegato al portale web del Ministero dell'Ambiente, che, come vi dicevo, raccoglie queste buone pratiche sviluppate da progetti finanziati da programmi e iniziative come LIFE ovviamente, ma anche CIP Eco Innovation, Horizon, il settimo programma quadro di ricerca, l'iniziativa CIP Intelligent Energy Europe e anche il programma Interreg Alpispace, in quanto siamo punto di contatto nazionale anche del programma. Questo è il sito, abbiamo anche una versione in inglese che piano piano si sta implementando sempre più, e lo scopo, come vi dicevo, è quello di facilitare la replicazione, il trasferimento di queste buone pratiche, offrendo delle soluzioni, per così dire, collaudate, che sono quindi prontamente cantierabili sia per le autorità pubbliche, gli enti pubblici, ma anche per il sistema produttivo. L'obiettivo ultimo è quello di incrementare l'efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici. Ovviamente la scala poi cambia da quella che può essere una scala di progetti pilota a progetti che possono essere poi realizzati con altri fondi europei di scala maggiore. La piattaforma vuole incoraggiare anche le partnership tra il pubblico e il privato e comunque sensibilizzare sui temi ambientali e far conoscere anche quelle che sono le nuove soluzioni, le più aggiornate soluzioni nella lotta al clima e alla protezione, e per la protezione dell'ambiente. Come vi ho già detto, chi sono gli utilizzatori della piattaforma, e l'altro obiettivo che ci siamo prefissi è quello di mettere in collegamento coloro che hanno sviluppato le buone pratiche con potenziali soggetti interessati alla loro replica. Vedremo dopo come. Attualmente la nostra piattaforma contiene 93 progetti che sono raggruppati in una serie di aree tematiche, tra cui natura e biodiversità. E per ogni progetto è presente nella piattaforma una scheda progettuale che descrive ovviamente le azioni, gli obiettivi, i risultati e i principali prodotti, e che a nostro avviso potrebbero essere queste schede degli utili strumenti per favorire la replicazione delle buone pratiche. Ci sono anche poi altre sezioni che riguardano aggiornamenti normativi sia di livello nazionale che europeo, focus sugli strumenti finanziari LIFE e di Horizon. Questo è un esempio della piattaforma delle conoscenze sul progetto LIFE Gestire della Regione Lombardia, che poi è stato la base per l'integrato. E come vedete, oltre alla descrizione del progetto, delle azioni, il nostro focus è quello sui risultati raggiunti. Non so se si vede bene, però ci provo. Nella parte in blu noi abbiamo creato degli iperlink a quelli che sono
prodotti diciamo utili poi per chi intende replicare le buone pratiche, manuali, linee guida o anche dei software in alcuni casi, per cui è possibile scaricarli direttamente. Questo perché? Perché spesso alcuni progetti, una volta finiti, diciamo, il loro sito web sparisce e si perderebbe un grosso capitale di esperienze che invece noi intendiamo valorizzare. Quale potrebbe essere il ruolo della piattaforma in relazione al tema delle specie aliene invasive? Ovviamente contribuire a sensibilizzare sul problema e sulla minaccia, anche in questo caso diffondere, divulgare le buone pratiche che sono state sviluppate in questo settore e assicurare la replicabilità e la trasferibilità delle azioni realizzate nell'ambito dei progetti europei sulle specie aliene invasive e assicurare le sinergie in particolare tra LIFE o altri strumenti di finanziamento europeo che possono contribuire allo sviluppo di una gestione efficiente delle specie aliene invasive. Qua velocemente vi segnalo alcuni progetti presenti nella piattaforma che sono diversi dai progetti che trovate nel catalogo che è stato realizzato in occasione della platform meeting di Milano sulle specie aliene invasive, in quanto non sono progetti incentrati proprio sulla tematica delle specie aliene invasive, ma comunque che prevedono azioni per il tema. Altri esempi sono Ricopri, Sorba e lo stesso Gestire. Veniamo alle novità del nuovo programma di lavoro annuale, quindi per il pluriennale, quindi per il periodo 2018-2020. Il budget è consistente, circa 1,7 miliardi di euro, la maggior parte, appunto, la quota più consistente delle risorse vanno naturalmente al sottoprogramma ambiente, quindi a interventi per la conservazione della natura e la protezione dell'ambiente. Un'importante novità riguarda l'aumento dei fondi nell'ambito sempre del sottoprogramma ambiente per la protezione del capitale naturale. C'è stato un incremento del 10%, è consistente, che significa 60 milioni di euro in più per progetti di tale settore. Si è ridotto il numero di temi dei progetti che attuano le priorità tematiche del settore del sottoprogramma ambiente, che è sceso da 87 a 42. Questo c'è stata contemporaneamente una riduzione dei temi ma anche una rimodulazione. Perché? Per renderli più coerenti con le nuove priorità politiche della legislazione climatica e ambientale. Per quanto riguarda il sottoprogramma ambiente e i progetti tradizionali nell'ambito del settore prioritario natura e biodiversità, il tasso di cofinanziamento rimane il 60%. Per tutti gli altri progetti tradizionali e gli altri settori, per questo periodo di attuazione del programma passa al 55%. Spariscono le allocazioni nazionali, quindi i progetti vengono selezionati sulla base del merito indipendentemente da dove è collocato il beneficiario coordinatore. E c'è un'importante novità che riguarda la sperimentazione per il sottoprogramma ambiente e per i progetti tradizionali in questo ambito di un approccio a due fasi per la presentazione delle domande. Ovviamente il nuovo programma di lavoro pluriennale include quelli che sono i risultati della valutazione intermedia del programma LIFE, che ha dato appunto alcuni consigli utili ai servizi della Commissione per migliorare alcuni aspetti, quindi per focalizzarsi su nuove priorità, per semplificare le procedure per la richiesta delle sovvenzioni, per migliorare la strategia di comunicazione del programma, aumentare il focus sulla trasferibilità e la replicabilità dei risultati del progetto fin dall'inizio della procedura di presentazione delle domande e incrementare anche il ruolo dei punti di contatto nazionale, che in base anche alle interviste che sono state fatte ai beneficiari nei vari paesi è ritenuto essenziale e utile per il supporto ai proponenti nella presentazione dei propri progetti ma anche per altre attività.
questo è una breve, scusate, focus su quello che sarà, che potrebbe essere il futuro di Life. Non c'è niente di certo, si sta ancora lavorando a livello di commissione, e come sapete poi le procedure sono lunghe perché entra in gioco il Parlamento, il Consiglio. Però quello che la Commissione vuole fare attualmente è di riuscire ad arrivare a una decisione sul finanziamento entro il 2 maggio, per poi adottare il nuovo programma internamente, ovvio, alla fine di maggio. Veniamo all'approccio a due fasi. Perché è stato introdotto? Per semplificare le procedure e di sottomissione delle proposte e anche di valutazione delle stesse, per assicurare quindi procedure più semplici, ma anche per avere un feedback diciamo anticipato e più rapido da parte degli stessi servizi della Commissione e dell'Agenzia EASME su quella che potrebbe essere la bontà dell'idea progettuale dei proponenti. E un altro motivo è perché nei recenti anni c'è stato un decremento notevole del numero di proposte presentate, quindi e anche per cercare di incrementarlo. Cos'è questo approccio a due fasi? Consiste in una descrizione di massima dell'idea progettuale, a seguire una proposta dettagliata del contenuto del progetto. Come vi ho detto prima, riguarda solo il sottoprogramma ambiente e solo progetti tradizionali. Cosa dovrebbe includere la concept note? Quindi informazioni di base sul beneficiario coordinatore, la descrizione del problema ambientale affrontato o della questione relativa alla biodiversità che diciamo, è oggetto del progetto, gli obiettivi, la descrizione di quelli che sono i partner, associati e i cofinanziatori del progetto, ovviamente la descrizione delle azioni e dei mezzi che si intendono utilizzare per realizzarle, i risultati attesi e impatti attesi, la strategia per garantire la sostenibilità dei risultati progettuali, l'indicazione del project topic eventualmente in cui si ricade, le limitazioni che si possono incontrare nell'attuazione del progetto e quella che può essere una strategia per superarle, il valore aggiunto europeo del progetto, che in questa prima fase è inteso come pertinenza rispetto alle priorità di Life. È necessario comunque descrivere il carattere di progetto pilota o di dimostrativo di buone pratiche dell'idea progettuale, e un budget indicativo, quindi diciamo, è sufficiente indicare un budget totale per singole voci di spesa, non entrare nel dettaglio. In totale sono 10 pagine. Qui ho voluto sottolineare cosa non invece è necessario includere nella prima fase del metodo, il nuovo approccio per la presentazione dei progetti. Quindi non è necessario presentare impegni firmati, né mappe, figure o allegati, quindi notevolmente semplificata la procedura di presentazione in questa fase. E, ovviamente i form da utilizzare anche saranno semplificati, ma la cosa buona è che una volta completata la concept note, qualora si fosse stati selezionati per la presentazione di una proposta dettagliata, quelle parti risultano già complicate. Lo strumento di proposal è stato diciamo, progettato in tal senso. E questo è un esempio di quelle che sono i moduli da riempire in relazione alla concept note, quindi informazioni generali sul progetto, informazioni sul coordinatore, una breve descrizione del progetto, vi troverete delle caselle addizionali per poter descrivere alcuni aspetti, come appunto la descrizione dei siti, delle specie, degli habitat o degli ecosistemi per quanto riguarda progetti natura e biodiversità, e per poter delineare la strategia di sostenibilità. Come vi dicevo, il carattere generale del progetto, il proprio valore aggiunto, e il modulo R1, quindi il budget,
che, come vi ho spiegato, è semplificato in questa fase. Qua ho riportato solo semplicemente quelli che sono i classici criteri di ammissibilità di una proposta, rimangono invariati sia per la proposta, per la concept note che, che per la full proposal rispetto al passato, però ci sono delle variazioni ovviamente per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione in relazione alla valutazione delle proposte. Sono due per la concept note che fanno riferimento alla qualità complessiva della proposta, che si focalizza nella chiarezza della logica di intervento della proposta e nella descrizione di quello che è il contesto preoperativo in cui ci si troverà appunto ad operare qualora il progetto fosse finanziato, sulla fattibilità della proposta e sul rapporto costi-benefici. E il secondo criterio di aggiudicazione riguarda invece il valore aggiunto europeo complessivo e quindi il contributo del progetto alle priorità LIFE, i suoi impatti attesi e la sostenibilità dei risultati progettuali. Ovviamente perché la propria concept note possa essere ammessa alla seconda fase del metodo, è necessario nella procedura di valutazione raggiungere un punteggio minimo ammissibile nell'ambito di entrambi i criteri che vi ho descritto, e ognuno dei quali ha un punteggio massimo di 20 o 30. E qualora ci fosse una parità nelle proposte presentate, ha una priorità il secondo criterio. Se permane una situazione di parità, si darà precedenza a quelli che sono i progetti, diciamo, con un costo totale maggiore. Come vi ho detto, si passa dalla fase 1 alla fase 2 con l'invito a presentare una proposta dettagliata dopo che le concept note sono state valutate e inserite in graduatoria, quindi per merito. La full proposal ovviamente anche questa viene elaborata con l'e-proposal e quindi con lo stesso metodo che interessa la concept note. È interessante a mio avviso parlare della flessibilità che viene concessa nel passaggio da una concept note a una full proposal. C'è un minimo di flessibilità concessa sia in relazione alle azioni, al partenariato e al budget. La cosa importante da far emergere è che per quanto riguarda il budget, questo potrà essere variato nella misura in cui il contributo totale dell'Unione Europea comunque non subisce una variazione superiore al 10%, quindi è un aspetto importante da tenere in considerazione nella preparazione dell'e-proposal. Quando uscirà la nuova call? Il 18 aprile. Ovviamente la call interessa tutte le tipologie di progetti, qua io mi sono incentrato su quelli che sono i progetti tradizionali nell'ambito dei vari settori prioritari del sottoprogramma ambiente. Calendario indicativo, quindi si apre la call ad aprile, contestualmente vengono pubblicati pacchetti applicativi contenenti le linee guida e le linee guida per la valutazione, che ovviamente faranno fede per quanto riguarda le modalità di presentazione ma anche i tassi di cofinanziamento. A giugno 2018, in particolare il giorno 12, scadenza della sottomissione delle concept note alle ore 16 di Bruxelles. La valutazione avviene nel periodo giugno-settembre. A ottobre, il 10 ottobre in particolare, alcuni proponenti verranno invitati a presentare una full proposal. Ci sarà un margine di proposte che verranno accolte per la presentazione di una full proposal che fa riferimento ovviamente al budget disponibile per singolo settore prioritario del sottoprogramma. Quando scade il termine per la presentazione delle proposte dettagliate? A fine gennaio 2019, per poi arrivare
a luglio 2019 per la firma delle convenzioni di sovvenzioni. Per quanto riguarda il sottoprogramma Azione per il Clima, invece, la procedura resta invariata. Si dovranno presentare proposte dettagliate fin da subito, quindi è possibile farlo fin da quando verrà pubblicata la call. Quali sono i vantaggi nell'applicare questo metodo? Ovviamente, la Palissiano sono solo 5 pagine, quindi minor risorse, impegno di minor risorse finanziarie, ma anche umane, qualora il progetto non sia fortunato. Un feedback più rapido su quali proposte sono ammesse al finanziamento. E anche una più alta possibilità per coloro che passano alla fase 2 di vedere le loro proprie proposte ammesse a finanziamento, in quanto la competizione riguarda solo proposte con punteggi molto, molto alti a quel punto. E, come vi dicevo prima, altre novità riguardano i project topic. Questi sono i project topic che afferiscono al settore prioritario biodiversità. Uno dei temi ovviamente rimane specie aliene invasive. Questo in particolare è il project topic sulle specie aliene invasive, che viene un po' rimodulato rispetto al passato. Quello che si vuole è che i proponenti presentino proposte che attuino le 3 fasi. Quindi la prevenzione dell'introduzione delle specie aliene invasive, in particolare per affrontare la problematica dei vettori prioritari di introduzione, sistemi di identificazione rapida e di eradicazione rapida e eradicazione, controllo e contenimento delle specie aliene invasive. Ci sarà un focus, ma non necessariamente si dovranno presentare progetti che riguardano le specie aliene invasive di rilevanza unionale, ma è anche opportuno sottolineare che quando si introducono nuovi quadri amministrativi, tecnici o legali in relazione a questo tema, si dovrà garantire che le 3 fasi siano comunque prese in considerazione nel loro totale, anche se un progetto al limite non può attuarne una perché è già stata affrontata o perché in un altro contesto o perché non la prevede. Quindi sì, specie aliene invasive, ne avete parlato nell'ambito di questo convegno. I costi e gli impatti sono alti e quindi è una delle maggiori preoccupazioni e cause della perdita di diversità. LIFE cerca di essere uno strumento chiave anche per questo argomento. Queste sono, le 3 fasi di cui vi parlavo prima nell'ambito del Project Topic, che fanno riferimento ovviamente al regolamento per la prevenzione e la gestione dell'introduzione delle specie aliene invasive. E qua sono riportati alcuni esempi di quelle che possono essere le azioni progettuali nell'ambito del project topic visto poc'anzi, per la prevenzione in relazione sia all'introduzione non intenzionale, e quindi il riferimento in questo caso alle acque di zavorra, alle attrezzature per la pulizia, ma anche ai corridoi artificiali. Introduzione intenzionale, in questo caso si deve cercare di coinvolgere il più possibile gli attori rilevanti e i settori rilevanti per la problematica, orticoltura, animali domestici, dogane e consumatori. E poi la promozione delle specie autoctone come alternativa a quelle aliene. Per quanto riguarda la seconda fase, invece, ci si deve concentrare sui sistemi di allerta precoce, anche in questo caso dando una forte attenzione al coinvolgimento degli stakeholder più importanti, dai pescatori, cacciatori, proprietari terrieri, eccetera. E poi assicurare appunto una reazione rapida, evitando appunto che si stabiliscono nuove popolazioni. Riferimento all'ultima fase, quindi metodi letali o non letali per l'eradicazione delle specie di vertebrati, come
come alternative a pesticidi o gli altri esempi che vedete riportati nella slide, e cercare anche di combinare l'eradicazione e la gestione con il ripristino, quindi cercando di concentrarsi sull'importanza di ricostituire la resilienza nei confronti appunto delle nuove invasioni. Ci sono ovviamente le questioni orizzontali anche nell'ambito di un altro settore prioritario che non ho citato prima, ma che interessa il tema delle specie aviane invasive, che sono i progetti di governance e informazione in materia ambientale. Quindi sensibilizzazione, coinvolgimento più possibile del pubblico, degli stakeholder, e utilizzo anche della citizen science e delle applicazioni smartphone collegate. Sto concludendo, scusatemi se ho preso qualche minuto in più. E alcuni consigli nell'elaborazione dei vostri progetti sulle specie aliene invasive, qualora alcuni dei presenti abbiano intenzione di farlo per la prossima call: è importante condividere i dati, in particolare in collegamento alla piattaforma europea del Centro di Ricerca Comune sulle specie aliene invasive. È importante prendere in considerazione la possibilità di fare un collegamento a quella che è l'applicazione per smartphone sulle specie aliene invasive, per il monitoraggio delle specie aliene invasive, elaborata sempre dal Centro Comune di Ricerca, che rappresenta insieme alla piattaforma di cui vi parlavo prima un po' lo strumento per l'attuazione del regolamento sulle specie aliene invasive. Qua trovate i nostri contatti. Diamo importanza molto anche ai social network, siamo molto attivi su questo, e qua ci sono appunto i riferimenti per le nostre attività di help desk, sia via email che telefonico. Vi ringrazio e scusate se mi sono dilungato un po'.